il make-up applicando su tutta la palpebra un ombretto color carne matte. E ora vado ad applicare solo sulla mia palpebra mobile l'ombretto push-up. Vado ad utilizzare un pennello da sfumatura e applico nella mia piega l'ombretto Cashmere Bunny. Per intensificare il mio make-up nell'angolo esterno e nella mia piega, applico l'ombretto S'Expresso, sempre con un pennello da sfumatura. Nella rima interna, superiore e inferiore, applico la matita nera Perversion di Urban Decay. Con un pennellino molto piccolo e fitto, applico S'Expresso anche nella mia rima inferiore, sfumando la matita precedentemente applicata nella rima interna. Mi raccomando, prolungate un po' la sfumatura verso l'angolo interno, in modo tale da accentuare ancora di più l'effetto cat eyes. E ora, eyeliner! Con un eyeliner in penna, io utilizzo questo della Deborah, vado a tracciare una linea molto sottile e definita, soprattutto per quanto riguarda la codina finale. Passaggio molto importante per un vero look da cat eyes è realizzare una codina anche nell'angolo interno dell'occhio. Quindi vado semplicemente a prolungare il mio angolo interno e ad unirlo con la mia rima inferiore. Applico un velo di mascara sia sulle ciglia superiori che inferiori. E per avere un vero look da occhi di gatto, applico le ciglia finte. Passiamo alle labbra e vado a delineare il mio contorno e a riempirne l'interno con una matita della Deborah Milano color carne di qualche tono più scuro delle mie labbra naturali. E ora un rossetto sempre della Moolah Cosmetics che sto davvero adorando, sto parlando di Mo. Come potete vedere è un colore nude davvero stupendo. Per dare più lucentezza a questo rossetto vado ad applicare nella parte centrale sempre un rossetto Moolah Cosmetics, sto parlando di Skin. E questo è il look finito, io spero vi piaccia, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!